Salve, questa è l'applicazione del Dreamy F9 della Xiaomi. Vedete, abbiamo sotto i pulsanti Xiaomi Home, che è questa pagina iniziale. Qui abbiamo i miei dispositivi, abbiamo il Dreamy Robot F9, ed in questo caso è offline perché è spento. Qui vedete, si può scegliere, vedete, con la goccia tre livelli di pulizia e 4 livelli di aspirazione. Con i due pulsanti in fondo abbiamo, vedete, inizia la pulizia oppure ritorna alla stazione di base dove c'è il tempo alla spina. Qui posso andare a inserire le stanze, gestire le stanze. Qui posso, vedete, case Danilo, e posso, vedete, andare a scegliere responsabile casa. Posso andare anche ad aggiungere membri. Se vado a mettere più, vedete, si entra nella postazione. Qui praticamente per aggiungere il prodotto basta, vedete, cliccare qui, ci sono le soluzioni, o andare a scansionare il codice QR che sarà nel bel istruzione, oppure bisogna attivare il Bluetooth, il WiFi. Si entra nella rete WiFi del Dreamy, sarebbe Dreamy trattino basso vacuum, e poi si configura automaticamente. Se lo trovate qui, elettrodomestici, vedete, abbiamo Dreamy scopa robot scopa aspirante F9. Qui abbiamo poi il pulsante, vedete, del Xiaomi, pagina di Xiaomi. Qui abbiamo l'automazione per andare ad aggiungere le scene, vedete, un timer, vedete, completa manualmente, invia notifiche a un dispositivo in ritardo, tutte le, per quanto riguarda, qui si può inserire il timer. Qui ci sono poi i registri, tutte le attività che vado a inserire. Poi c'è il profilo. Qui vedete, cliccando sul nome o dispositivo si entra nell'account. Potete andare a cambiare la password, mettere il numero di telefono per il recupero, andare a associare il dispositivo con l'account Facebook, quindi nel caso in cui non vorreste farvi un account su Xiaomi. Qui c'è la messaggistica, vedete tutti i dispositivi condivisi, vedete condivisi il dispositivo con altri membri della casa, la condivisione della casa. E qui vedete tutti i messaggi che vi manda l'aspirapolvere, ogni volta vedete pulizia completa. Poi abbiamo condividi, qui vedete si può condividere la casa o i dispositivi condivisi. Poi abbiamo i servizi vocali, qui posso andare, vedete, a inserire Google Assistant, Amazon Alexa e Naver Clova. Con Amazon Alexa, vedete, sì, bisogna ovviamente scaricare la skill Xiaomi Mi Home, e con lo stesso account che utilizzate qui andate a inserire anche su Alexa, e potete comandarlo, vedete, tramite comandi vocali di Alexa. Poi abbiamo il gateway Bluetooth, vedete, consente di connettere i dispositivi Bluetooth direttamente senza connettere al telefono cellulare. Se vado a fare prova adesso, vabbè. Poi c'è l'autorizzazione del telefono, qui potete andare a dare tutte le autorizzazioni, vedete, la posizione e le informazioni del dispositivo. Qui ci sono le impostazioni, qui si vanno a controllare gli aggiornamenti. Qua c'è, se vogliono eliminare il tono, il suono per il collegamento. Qui c'è la scena la scheda di scelta rapida, vedete, posso abilitare le scorciatoie e arrivare subito a spegnere o a mandarlo, vedete, sulla base di ricarica. Qui posso andare a inserire il responsabile di casa, vedete, oppure condividerlo con altri membri, gestire le stanze. Poi c'è la scansione automatica per il dispositivo, vedete, comparirà un avviso automatico quando il telefono è vicino al dispositivo Bluetooth da aggiungere. L'impostazione dei messaggi, qui dice praticamente i dispositivi condivisi, la condivisione della casa, riceve notifiche di sistema, oppure riceve notifiche di dispositivo. E qui vedete, potete scegliere, vedete, tutti i dispositivi che avete, quelli da cui volete ricevere le notifiche. E qui praticamente c'è non disturbare per i messaggi, potete scegliere una fascia oraria in cui non vi arrivano le notifiche. Poi vabbè, qui si sceglie impostazioni ovviamente dell'Italia, la lingua si può scegliere, vedete, anche se la versione è la F9 e non la Mistral, quella però c'è anche la lingua italiana. E
E poi qui c'è l'impostazione sulla privacy e partecipare al programma per il miglioramento dell'esperienza utente. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima. Sì, ora che il Dreamy è collegato, vedete, ho questa iconcina qui sotto i miei dispositivi. Cliccando sulla scopa inizia il ciclo di pulizia. Cliccando invece sopra l'icona, vedete, mi dice in alto c'è l'area di pulizia in metri quadri e quanto tempo è impiegato per pulire quell'area. Poi c'è la batteria. Qui si va nelle impostazioni, vedete, c'è la funzione, vedete, sperimentale, le mappe intelligenti che vengono migliorate ed è possibile memorizzare mappe, impostare pareti virtuali da limitate. Poi c'è l'impostazione del dispositivo, qui posso scegliere la zona temporale, la voce e il volume, vedete, c'è spagnolo, italiano, cinese, le notifiche, poi riprendere la pulizia, cioè dopo l'accensione il robot si ricaricherà automaticamente, si scarica durante la pulizia e poi riprenderà a pulire l'area non pulita dopo la richiesta. E qui poi c'è la modalità non disturbare, cioè se è abilitata l'aspirapolvere o pulisce poi non riprenderà automaticamente la pulizia durante il periodo specificato. Poi c'è la pulizia programmata, qui posso inserire, vedete, premendo più un orario d'inizio, la ripetizione, tipo di modalità, silenzioso, standard, altamente turbo, l'impostazione di livello d'acqua, basso, medio, elevato. Poi c'è la cronologia della pulizia, vedete, quindi tutte le pulizie, vedete, ho 107 metri quadri in 110 minuti 9 volte, vedete. Poi c'è il programma di servizio, qui mi dice praticamente, vedete, il filtro al 98%, mi sono sostituito da 148 ore, la spazzola laterale 198 ore al 99% e la spazzola principale 298 ore, vedete, qui dice la carica residua e poi si fa la impostazione una volta praticamente che la vado a sostituire. La spazzola principale, vedete, perde la sua efficacia nel tempo e si consiste a sostituire ogni 300 ore di funzionamento o meno. La spazzola laterale, che questa qua dopo 200 ore di funzionamento o meno, e il filtro ogni 150 ore di funzionamento. Poi c'è il programma. Il telecomando, qui lo potete vedere, manovrare il robot tramite queste tre frecce. Qui il nome del dispositivo, potete andare a scegliere un nome per il robot. La gestione delle sedi, qui vedete, potete andare a inserire la stanza predefinita dove c'è la base di ricarica. Poi c'è la condivisione di dispositivo con altri utenti, le scene smart, che abbiamo già visto, l'aggiornamento del firmware. Le impostazioni aggiuntive, vedete, c'è l'impostazione di sicurezza, attivare la password per visualizzare il dispositivo e modificarla, il feedback, poi aggiungere poi la collegamento alla schermata iniziale del telefono. Poi c'è la guida, quindi c'è una specie di domande frequenti, le informazioni legali e qui c'è localizza il mio aspirapolvere, pulisce poi il mio. Mi dice dove si trova il robot. E qui c'è il limite dispositivo, se lo potete cancellare dalla. Per quanto riguarda poi questa iconcina qui sotto la batteria, qui c'è la mappa intelligente, vedete, qui potete andare a inserire parete virtuale, area limitata, andare a nominare e ripristinare la mappa. Ovviamente la mappa intelligente viene creata dopo, vedete, una serie di lavaggi. Ovviamente avendola appena acquistata, la mappa intelligente non è ancora completata. E poi con la goccia potete scegliere tra 3 livelli, basso, medio e tra 4 livelli di aspirazione. Poi qui c'è il pulsante blu con la scopa, inizia la pulizia, il pulsante blu con la spina va alla base. E poi vedete, ancora più sotto si può scegliere la stanza e poi la zona, però in questo caso non è stata creata la mappa intelligente, questo non può essere fatto. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.